di decorazioni ad Arte per te. Oggi faremo le decorazioni di carta. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Finalmente uno sfondo natalizio, il mio albero di Natale ancora in divenire, ancora in divenire. Quest'anno mi sono sbizzarrita, ho cambiato l'albero, quindi mi sto divertendo a cercare e a creare delle nuove decorazioni. E a questo proposito ho pensato a voi, perché come io devo fare delle decorazioni, sicuramente anche voi dovrete farne tantissime. E quindi, senza spendere troppo, mettiamoci all'opera per creare delle decorazioni carinissime e davvero di grande effetto, fatte con la carta. Spenderete pochissimo e figurerete tantissimo. Vi ho incuriositi? Bene, e allora spostiamoci sul tavolo da lavoro, pronti per le nostre decorazioni di carta. Ed ecco l'occorrente per preparare le nostre decorazioni di carta. Innanzitutto le colle, ci occorrerà la Vinavil, l'attaccatutto o la colla a caldo e poi facoltativa una colla spray. Dico facoltativa perché potrete portare avanti il progetto anche senza la colla spray. Un pennello per stendere la Vinavil, dei bicchieri di carta, del glitter che io verserò in una vaschettina per avere la comodità di utilizzo, così, pistola a caldo naturalmente e stecca di colla a caldo, e poi facoltativo dei brillantini, questi li ho presi dai cinesi, ma questo veramente è facoltativo, delle forbici, delle anime di carta igienica. Come vedete questa è anche con la stampa, non ci fa assolutamente nulla perché alla fine del lavoro non si vedrà più. Poi un pezzettino, dei pezzettini di cordoncino, proprio perché serviranno per appendere le nostre decorazioni. Io ho scelto questo cordoncino col lurex dorato perché richiamerà il glitter che metterò sulle decorazioni, e un foglio di carta velina. Io l'ho scelto rosso ma potrete usarlo di qualsiasi altro colore. Viene benissimo col viola, con il verde, con il bianco, veramente qualsiasi altro colore. Andremo a fare due tipi di decorazioni oggi, dei pompon di carta e delle vere e proprie sfere o decorazioni di Natale di varie forme geometriche. Entrambe di grande effetto e molto molto semplici, e le faremo contestualmente, cioè mentre si asciugheranno alcuni pezzi andremo a preparare i pezzi dell'altra. Cominciamo, come primo step, cominciamo con le anime della carta igienica e facciamone tante rondelle, tutte della stessa grandezza. Io farò dei tagli così all'incirca di 1,2 cm, un centimetro abbondante. L'importante è che siano più o meno tutte della stessa altezza. Benissimo, fatte queste ellissi, adesso noi dovremo fare in modo che vengano totalmente tutte glitterate, cioè che la loro parte sia esterna che interna venga totalmente intrisa di glitter. A questo proposito prendiamo la nostra Vinavil, versiamone un po' in un bicchiere, con la Vinavil mettetevi vicino il glitter e piano piano prendete tutte le vostre stecche e tutte le vostre ellissi di carta, spennellatele da entrambe le parti, quindi sia dentro che fuori, ben bene, vi sporcherete le dita ma non importa. Quindi dentro, fuori, quindi tuffatele nel glitter e fatele totalmente
immergere appunto nella polverina dorata, così, da tutti i lati. Aiutatevi col pennello, se avete le mani sporche di colla evitate di immergerle, perché sennò sarete glitterosissimi anche voi. Quindi uscite dal glitter, scotolatele un po' e fatele asciugare poggiandole sul piano, voilà, e continuate per tutti i pezzi che avete da dorare. Allora, finito di glitterare, avrete tutte queste anime, tutte quante glitterate, guardate che belle, sia dentro che fuori. Mi raccomando che siano ben glitterate sia dentro che fuori. Adesso mettiamole a riposare e che la colla si asciughi totalmente. Mentre i nostri glitterosi si stanno asciugandosi, adesso prendiamo la carta velina. Una carta velina, io ho un foglio che è 50x70 ed è piegato in due. Bene, lo piego, quindi se voi non l'avete piegato, piegatelo in due, quindi piegatelo nuovamente in due per fare la prossima decorazione, che è un pompon di carta, una sfera di carta in pratica, molto molto carina. Piegatelo in due, quindi piegate ancora in due, così, quindi piegate ancora in due. Così. A questo punto prendete delle forbici ben taglienti e apritele, stando molto attenti a non farvi male, aprite, separate tutti i foglietti di questa dimensione, così, voilà, tutti quanti, schiacciate bene le congiunzioni, quindi separatele. Aiutatevi anche con le lame qualora fosse necessario, così. Da tutti i lati. Bene, dopo esserci accertati che tutti i fogliettini siano stati slegati tra di loro, ponete il rettangolino con tutti i fogliettini perpendicolare a voi, quindi con la parte più lunga proprio verso con la sua altezza massima indirizzata perpendicolarmente a voi. Io sono qui, Allora, e a questo punto cominciate a piegare a zig zag, fate zig a fisarmonica e girate due per tutto il senso dell'altezza del rettangolo dei fogliettini. Continuate. Ok, il disavanzo, quel po' che avanza, toglietelo con le forbici, così, se ve ne avanza ovviamente. A questo punto rifiniamo le parti finali con un taglio che può essere o, come faccio io perché mi viene più semplice, così, semplicemente a spioventi, quindi da una parte e dall'altra, magari se avete una forbicina più grande è meglio. Ombretta, prendi le forbici più grandi, sì, eccole, poi non erano tanto distanti, quindi zac, e zac, quindi tagliate ben bene, quindi prendete un nastrino, una cordina, un laccetto, io questo qui color oro perché mi fungerà anche da laccetto per appenderlo, piegate a metà, così, questo pompon, quello che sarà il pompon, piegate questa striscia a metà in modo che
sappiate esattamente qual è la metà, ok? Rilasciatelo, quindi fate passare il laccetto esattamente a metà e annodate stretto stretto. Più stretto che potete, ok? Beh, non così stretto, ok? E quindi fate un bel nodino. Tirate, tirate, tirate. Adesso aprite il vostro ventaglietto, diciamo i vostri ventaglietti fatti di velina, e cominciate a staccare, a separare i fogli di velina uno per uno, così, tirandoli semplicemente su, stando attenti naturalmente a non strapparli, uno dopo l'altro. Arrivati a metà della risma, girate e fate la stessa cosa dall'altra parte, ma adesso lo faremo insieme. Visto? Tirate su piano piano. Voglio mettere un foglio sotto a contrasto per farvi vedere. Come procedere, perché sennò rosso su rosso si vede poco. Io ogni volta scelgo le carte di fondo proprio con una cura eccezionale, sbaglio sempre il colore. Guardate, piano piano si forma questa sorta di pompon di carta che sull'albero di Natale, vi giuro, sta una delizia. Potete farlo anche con la carta crespa, potete farlo anche con i fazzolettini di carta. La carta velina è bella perché dà una struttura morbida, leggerissima, ma allo stesso tempo corposa, di sostanza. Non è flosciata un po' come viene con i fazzolettini di carta, come venivano i miei pompon da bambini, e non è un po' troppo tesa come invece viene con la carta crespa, ma anche con la carta crespa fanno un bellissimo effetto. Per i bambini è meglio farli con la carta crespa, perché la carta crespa si rompe meno facilmente della carta velina. Bene, continuiamo anche dall'altra parte. Già così, come fiocco da pacchetto, guardate che delizia. Immaginate questo fiocchetto, io intanto mentre vedo le cose come procedono mi vengono le idee, per abbellire un pacchettino. Che meraviglia, che meraviglia! Con una lira, anzi con un manco mezzo centesimo di euro, perché non so quanto la vendono, un foglio semplice di carta velina quant'è? 5 centesimi, non lo so. Siamo arrivati proprio al centro, quindi adesso cosa facciamo? Man mano che ritorniamo verso su, distendiamo i petali di questo pompon in modo da fargli assumere una fattezza tondeggiante. Sono come dei fiori di carta stupendi, però non saprei proprio come definirli, non vengono come fiori tipo delle ortensie meravigliose, però non sono ortensie, sono proprio dei pompon di carta. E continuiamo. Appena finisco lo sistemo con voi. E il nostro pompon così potrebbe anche andare bene, cioè non ci occorrerebbe proprio altro.
Se non che, pensando al Natale, pensando al luccichio dell'albero, pensando alle lucine che si accendono e si spengono, per rendere più d'effetto questo pompon leggerissimo e graziosissimo, io spero in video spara, il rosso totale spara tantissimo, vi farò ben bene le foto. Quindi una volta sistematolo tutto quanto, facciamo una bella cosina, se ce l'abbiamo, eh? Prendiamo la colla spray, così utilizziamo anche vecchi materiali che abbiamo utilizzato per fare i lavoretti qui su Arte per Te, non ve li faccio comprare per un lavoretto e via, quindi per questo ho detto è facoltativo. Se ce l'avete, perché magari avete fatto l'angelo bianco del Natale un paio di anni fa e mi pare che ve l'ho fatto prendere, vi riscorrendo, lo utilizziamo. Quindi prendiamo la colla spray così e gliela spariamo un po' contro, un po' su tutto. Ok, quindi prendiamo il glitter e facciamolo andare sul nostro fiorellino un po' in tutti i meandri, e poi scuotiamo per fare cadere l'eccesso, ovviamente. Piano piano lui e tutto il glitter si andrà a poggiare sul pompon e rimarrà fissato. Scuotete l'eccesso. Oh là là! Ed è pronto il nostro bel pompon per il nostro albero di Natale, fatto solo di carta, quindi leggerissimo e poco costoso. È pronto. Vediamo, ve lo metto con fondo viola, vediamo se risulta meglio. Guardate che carino, dal vivo è un amore. Quindi, ed ecco il nostro pompon. Ora continuiamo la decorazione che stavamo facendo prima, quella tutta glitterosissima, sistemo sull'albero e quindi vi farò le foto per farvi vedere entrambe le decorazioni. Questa per adesso poggiamola. Adesso guardate, riprendiamo le nostre glitterose ellissi e cominciamo a comporle come se fossero delle decorazioni, così magari facendo un fiore o una sfera. Guardate che belle, voilà, non è carinissima? O guardate quest'altro tipo di fiorellino, o così, e così, o come la vostra fantasia vi suggerisce. Con i bimbi potrete divertirvi ad assemblarle in 2000 modi, magari gliele fate preparare, poi gliele fate sistemare sul tavolo e poi voi altri procedete all'incollaggio. Quindi il nastrino potete metterlo prima, quindi incastrato già dentro agli assemblaggi, oppure farlo inserire dopo in un secondo momento, a seconda di se la cosa vi piace modificabile oppure se vi piace fissa. Adesso andiamo a creare i nostri fiorellini. Stecca di colla, e allora un punto di colla bello generoso e appoggiate l'altro contro, così, attenti a non bruciarvi. Poi un punto di colla sull'altro e appoggiate, e già prendete le misure per come volete che venga, quindi avvicinatelo all'altro e provatelo. Nel frattempo l'altro si sarà asciugato. Punto di colla su entrambi, prendiamo pure questo e tac, uniamolo, e la nostra prima decorazione è pronta. Guardate, poi se al centro non vi piace così sguarnito e volete proprio fare un tripudio di wow, glitterosità e luminescenza, prendete uno di questi strassetti. Io purtroppo ce l'ho solamente in questa colorazione, ma insomma lo capite che se volete potete metterlo in un colore più magari rosso, ci sta meglio, e aiutandovi anche con il glitter in modo che la cosa sia più duratura, poggiatene un pochino, potete metterli per esempio rossi, ci stanno davvero bene, senza ustionarvi.
appoggiatelo e voilà, ed è pronto in tutto il suo splendore. Quanto ci abbiamo messo? 3 secondi a farla? Bene, facciamo le altre. Ora io volevo fare una sfera, quindi volevo poggiare il glitter qua e unire così, poi poggiarlo qui e qui, chiudere bene la piega se non viene bene. Ok, le mie ancora tra l'altro sono fresche, ma noi lo sappiamo che io lavoro così con voi, quindi che non me le preparo prima le cose. A me piace lavorare così una volta sola, di getto, cioè prepararmele prima, poi doverle rifare. No, io mi sento troppo costruita come cosa. E voilà, e anche questa è pronta. E anche qui naturalmente, se volete, date dei punti luce magari con i brillantini, se vi va. Uno qui, e anche questa decorazione, voilà, è pronta. Non sono troppo fini, eleganti, sono bellissime. Malgrado siano piene zeppe di glitter, sono veramente veramente bella. Facciamo l'ultima con 3 petali, vediamo un po'. Questa la vorrei comporre in maniera differente. Va bene, facciamo invece una cosa più semplice, così, e questa al centro qui a mo' di pannocchia di grano, non so, mi ricorda qualcosa ma non so. Olè, e anche questa è bella e pronta. Aggiungiamo qualche glitterino anche qui. Olè, e anche questo è pronto. Adesso metti i laccetti. Quindi il laccetto, come vi dicevo, se volete che cadano per così dritte, potete metterlo ad occhiello all'interno della decorazione e chiuderlo naturalmente con un nodino o con un fiocchetto e verrà fuori così. Ok? Se invece volete che il fiore stia così, e allora lo dovrete inserire qua in mezzo tra i due petali. Come fare? Molto semplice. O mentre lo state assemblando, cosa più semplice, ma io mi sono lasciata la possibilità di decidere in corso d'opera o dopo, mettete un punto di colla a caldo proprio qui tra i due lembetti, quindi poggiate dentro il fiocchetto con uno stuzzicadenti, fate cadere dentro i due capi, olè, e tirateli subito su così e chiudete. Naturalmente poi quelli in eccesso li tagliate, non li fate vedere. Olè, chiudete così e la vostra decorazione andrà in questo verso. Decidete voi come le preferite. Io per esempio, vedendo il bell'effetto che fanno i glitterozzi, cosa che non avrei mai detto, ho deciso di metterne anche qualcuno sui bordi del fiore, quindi uno qui, uno qui. Guardate che carino, troppo troppo carino, è sembra una farfallina. Ecco, questa sembra una farfallina. Questo il nastrino lo metto che passa da dentro a fuori così, perché tanto la forma lo consente, e lo strassino lo assicurerò in un secondo momento con la colla a caldo. Guardate, quindi metto il fiocchino, lo chiudo così, olè, taglio l'eccesso così non sta brutto, prendo un po' di colla a caldo e assicuro sia questo così che il brillantino che metterò su così, tac, in modo che il fiocchettino non si muova più e il brillantino stia ben bene assicurato e nasconda il passaggio del fiocchettino. Voilà, ultima, la sfera,
questo posso metterlo come mi pare, sia inserito che passando viene su lo stesso carino. Questo lo inserisco per una questione di comodità, faccio prima. E allora prendo questo, allargo leggermente, inserisco la colla a caldo e facendo passare il fiocchetto dentro fino a giù, lo porto giù e stringo. Olè. Stringo, 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 faccio asciugare ed è pronta anche questa decorazione. Benissimo! E con davvero pochissimi euro abbiamo fatto un euro tutte queste, non un euro, ma forse meno di un euro, insomma con pochissimi soldi abbiamo fatto il nostro pompon di carta e con i rotoli della carta igienica, ragazzi, e gli strassetti dei cinesi e il glitter, che è la cosa che costa di più, perché una confezione come questa, che è enorme, costa circa 6 euro, e comunque questa io ho fatto tutti i lavoretti che ho fatto con voi con il glitter, ho fatto con questo glitter e ancora guardate quanto ne ho. Adesso vi faccio vedere che riempio di nuovo la boccia da capo, vabbè, ora quello che mi cade lo recupero, non vi preoccupate, cioè, ma per farvi vedere che ancora ne ho più di metà, e tutti i lavoretti, sia questo che la ghirlanda della volta scorsa, li ho fatti sempre con lo stesso glitter. Sono 200 ml di glitter, c'è il misuratore, quindi con 200 ml di glitter vi fate tutto il glitter che volete. Potete prendere anche le provette, quelle piccoline, per fare queste cose. Viene più comodo avendone di più, ma si può fare anche con di meno. Ora vi faccio le foto e andiamo di là, che ho ancora due cosine da dirvi. Visto che belle le nostre decorazioni, non vedo l'ora che si asciughino per poterle appendere sul mio albero. Spero che quest'anno anche i vostri alberi siano carichi di queste bellissime decorazioni. Vi ricordo che anche l'anno scorso vi feci una decorazione di carta, vi metto qui il link, cliccandolo andrete subito ad accedere a quella. Ma potrete usare anche le farfalle di carta, volete il link? Eccolo qui, per creare altre decorazioni. Oppure le rose di carta, ve le ricordate? No? E allora vi metto anche qui il link, trovate tutto comunque nel box informazione, questi video utili e i video proprio relativi al Natale. Vi metto nel box il link della playlist. Vi ricordo sempre di aggiungermi sul Google Plus per rimanere sempre in contatto e per poter commentare sotto i video di YouTube, e di contattarmi anche sulla pagina Facebook di Arte per Te, perché lì ci sono sempre per le domande veloci, per gli scambi di opinione immediati, per un saluto e basta, lì mi trovate in ogni momento. Bene, con il raffreddore che sta arrivando, come è giusto che sia per ogni Natale, io vi rimando al prossimo video. Vi avviso, il tempo di decorazione non è ancora finito. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, arrivederci!